Ben arrivati, allora. In questa puntata, Vite da copertina si tinge di giallo. Perché andremo a ripercorrere la vita, la carriera e soprattutto i moltissimi misteri legati a un personaggio che è diventato un mito del costume italiano, che dagli anni Ottanta a oggi non ha mai smesso di far parlare di sé. Un nome sulfureo, Moana Pozzi. E lo facciamo proprio in questa data, nell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 15 settembre nel 1994. Un'attrice. Un'attrice che ha cominciato la sua carriera in modo tradizionale, poi si è spostata verso un settore di solito ritenuto disdicevole, ma che ha funzionato per lei come fenomenale trampolino di lancio verso la fama internazionale. Il mondo del porno. E già questo è insolito. Se ci pensate bene, nell'ambiente del cinema classico sono tanti, innumerevoli i nomi delle star, mentre in pochissimi sono coloro che nel mondo dell'hard hanno raggiunto la grande popolarità. In Italia Moana non è diventata solo celebre, ma una vera e propria, pensate, icona. Questo perché non si è mai limitata a esibirsi in un solo ambito. Come vedremo, e vedremo insieme, la sua carriera comprende sia film erotici che pellicole impegnate di registi di fama mondiale, spettacoli teatrali e bestseller letterari e ancora programmi televisivi di culto e persino, lo so, non ci crederete mai, la TV per bambini. Il tutto affrontato sempre con un grandissimo spirito di libertà e una serena indifferenza verso le convenzioni dell'epoca. Accanto ai successi e ai numerosi scandali, ci sono però anche molti lati oscuri, emersi soprattutto dopo la sua morte prematura. Moana ha lasciato dietro di sé una scia di misteri irrisolti, sui quali ancora oggi bisogna fare chiarezza. E oggi siamo qui per indagare su questi enigmi irrisolti, miei cari spettatori. L'avrete capito se mi seguirete in questa puntata inedita e conturbante. Vi prometto svariate sorprese, perché ora affronteremo il caso Moana Pozzi e, come in tutte le indagini che si rispettino, sarà il caso di cominciare proprio dall'inizio. Anna Moana Rosa Pozzi nasce a Genova il 27 aprile 1961. È la primogenita di casa Pozzi, dove la madre Giovannina è una casalinga e il padre Alfredo un ricercatore nucleare. Per il nome della bambina i genitori prendono ispirazione romanticamente da un'isola delle Hawaii, Moana. In dialetto polinesiano significa il posto dove il mare è più profondo. La famiglia Pozzi è cattolicissima e la piccola viene iscritta a un istituto religioso gestito da suore. A causa del lavoro del padre, a 13 anni Moana si trasferisce con la famiglia prima in Brasile, poi in Canada e infine a Lione. Nel 1979, appena diciottenne, la ragazza decide di tornare da sola in Italia e precisamente a Roma, dove comincia a lavorare saltuariamente come modella. Dopo la partecipazione a Miss Italia, un'esperienza che lei stessa definirà noiosa e inutile, le viene affidato il suo primo ruolo televisivo, la conduzione di un programma mattutino per bambini su Rai 2, Tip Tap Club. È il 1981. In quello stesso anno anche il cinema si accorge di lei. Moana passeggia con un amico su una spiaggia del lago di Bracciano proprio nel momento in cui Renato Pozzetto ed Edwige Fenech stanno girando un film. Un produttore la nota e la invita a Cinecittà per un provino. Di lì a poco il suo esordio davanti alla cinepresa. Ferdinando Baldi le offre una comparsata nella commedia sexy La compagna di viaggio con Anna Maria Rizzoli, dove interpreta una ragazza che fa il bagno a seno nudo. È allora che Moana scopre di sentirsi a suo agio e non provare alcun imbarazzo davanti alle telecamere, anche senza abiti. La disinvoltura davanti alla telecamera è senza dubbio una caratteristica invidiabile, ma affrontare con tranquillità le riprese, senza niente addosso, beh, quello non è proprio da tutti. Viene quasi da pensare
che l'educazione negli istituti religiosi non abbia avuto molta influenza, se non per contrasto, sulla personalità esuberante che Moana Pozzi cominciava a mostrare. Forse l'aver girato il mondo già da giovanissima deve aver allargato gli orizzonti mentali e fatto cadere molti steccati morali. Abbiamo detto che questa puntata è all'insegna del giallo. È vero, ma le tinte principali, almeno nella prima parte, saranno tutte rosse, come le luci del cinema dove proiettavano i suoi film e dove presto sarebbe diventata una vera e propria star. Spinta dal desiderio di fare qualcosa di poco tradizionale e scioccante, dopo quel primo nudo al cinema, Moana sceglie di darsi al porno e debutta con il film Erotic Flash di Roberto Bianchi Montero. L'esperienza la diverte, così decide di proseguire su quella strada. Come è facilmente immaginabile, quando i genitori lo vengono a sapere sono sconvolti, al punto da rompere ogni rapporto con lei. Per più di un anno non le rivolgeranno la parola, ma poi l'amore filiale avrà la meglio e cercheranno di ricucire la relazione spingendo la figlia verso una carriera cinematografica più accettabile. La convinceranno a iscriversi alla scuola di recitazione Alessandro Fersen, dove conoscerà anche il giovane attore Massimo Ciavarro, con il quale avrà anche una breve storia. In effetti, tra l'81 e l'84, Moana continua a ottenere piccole parti in film di registi importanti, come Luciano Salce, Carlo Verdone, Carlo Vanzina, Sergio Corbucci e addirittura il maestro Dino Risi, e le inserisce nei suoi film E la vita continua e Il re e il monsignore. Malgrado questi riscontri con la cinematografia ufficiale, Moana non abbandona il cinema a luci rosse, scegliendo però di comparire con pseudonimi diversi per non farsi riconoscere. Utilizza nomi d'arte come Linda Everett e Margot Jobert, ma quando in Rai si accorgono della sua carriera erotica, viene immediatamente cacciata dal Tip Tap Club e sostituita dalla ben più rassicurante annunciatrice Roberta Giusti. Per ammissione della stessa Moana, la vicenda le regalò comunque una certa pubblicità. Il 1986 è l'anno della svolta per la giovane attrice Hard. Entra nell'entourage dell'agenzia Diva Futura di Riccardo Schicchi, la stessa che aveva lanciato la carriera di Cicciolina, e gira una pellicola a luci rosse col suo nome fin dal titolo, Fantastica Moana, per la regia dello stesso Schicchi. Contemporaneamente partecipa allo spettacolo erotico dal vivo Curve deliziose, che crea un vero e proprio scandalo, sia sulla stampa che a livello giudiziario. Il nome di Moana, a quel punto, è sulla bocca di tutti. È nata una porno diva. Su una cosa non ci sono dubbi. È Moana, liberamente, felicemente, a scegliere di seguire la carriera pornografica. Altre attrici, al suo posto, dopo aver mosso i primi passi con nomi del calibro di Risi, Corbucci, Verdone, avrebbero senza dubbio perseguito la strada del cinema tradizionale. Ma Moana si diverte di più su un altro tipo di set e non si vergogna di ammetterlo. Eppure, anche se i suoi obiettivi sono rivolti altrove, sembra che la TV e il cinema non riescano comunque a fare a meno di lei. Continua a ricevere proposte per nuovi progetti e ogni volta, immancabilmente, ecco arrivare anche uno stuolo di polemiche. Moana impara così presto a capire che dove si muove crea scandalo, ma tutto questo baccano mediatico può essere usato a suo vantaggio. Intanto le sue curve generose, le sue labbra sensuali continuano a sedurre tanto il pubblico quanto i registi, incluso il più grande di tutti, proprio lui. Nel 1986, l'anno in cui Moana esplode come porno diva, arriva la chiamata più importante per un'attrice. Niente meno che Federico Fellini, la scrittura per un ruolo nel suo film Ginger e Fred, una sorta di consacrazione ufficiale. Intanto anche la TV torna sui suoi passi. Nel 1987 le viene offerta su Rai 3 la conduzione di un programma pomeridiano per ragazzi, Jeans 2, insieme a un giovanissimo Fabio Fazio. Le federe casalinghe e alcuni movimenti di estrema destra come Ordine Nuovo però si oppongono. E dopo molte contestazioni, Moana è costretta ad abbandonare la trasmissione. Lo stesso copione si ripropone alcuni mesi dopo, quando torna sul piccolo schermo diretta da Antonio Ricci nello show Matrioska su Italia 1. Lo scandalo suscitato dalla prima puntata, in cui compare integralmente nuda, porta addirittura alla chiusura del programma.
Ricci però non si arrende e torna sugli schermi dopo aver modificato ironicamente il nome della trasmissione in L'Araba Fenice. Anche Moana ricompare, nel ruolo di valletta, talvolta in abiti succinti, talvolta di nuovo nuda. Ma stavolta lo show rimane in onda malgrado le polemiche, arrivando a essere definito sulla stampa il programma più discusso dell'anno. Converrete con me che resta abbastanza inspiegabile, soprattutto per quegli anni, come Moana potesse essere un personaggio così trasversale, adatto tanto ai circuiti a luci rosse quanto alla TV dei ragazzi. Amato sia da un genio surreale, poetico, visionario come Fellini, che da un maestro della comicità come Antonio Ricci. Ma qual era il suo segreto? Com'era possibile questa sua compresenza in ambiti tanto diversi? E vogliamo capire, saperne di più. Per questo abbiamo chiesto l'opinione di un esperto, il critico televisivo Massimo Scaglioni. Qual è il segreto che ha portato un'attrice della pornografia a diventare una star e a non farcela più dimenticare anche a tanti anni di distanza? La risposta sta forse proprio in questa moltiplicazione delle immagini di Moana Pozzi. Nel fatto che Moana, fin dagli esordi, quando davvero è giovanissima, poco più di 20 anni, gioca fin da principio proprio due partite. Così che a leggere le biografie di Moana Pozzi bisogna distinguere tra una filmografia tradizionale e una filmografia pornografica. Le due carriere potevano anche essere accettate nella loro distinzione, ma il colpo di genio di Moana consiste nel mescolare le carte. La ritroviamo così in una delle ultime interviste, lei, porno diva, a rispondere con leggerezza alle maliziose domande del pubblico nazional popolare di Pippo Baudo, che negli anni 90 incarna proprio la televisione generalista. Oppure la vediamo qualche anno prima, negli anni 80, al centro di uno dei più clamorosi e discussi casi di censura nella televisione commerciale berlusconiana di quegli anni, il caso dell'oltraggiosa Matrioska, il programma firmato da Antonio Ricci, che però non andò mai in onda, sostituito dal più controllato L'Araba Fenice. Ecco, quel che colpisce, guardando le cronache del tempo, riguardando anche le pagine dei giornali, è che Matrioska, quando conquista le prime pagine, le conquista sempre con la fotografia di Moana Pozzi, come se fosse lei al centro di questo scandalo. Lei che doveva comparire nuda, e in parte comparirà nell'Araba Fenice, a svergognare gli scandali della politica. Dunque il mainstream e il sommerso, il visibile e l'invisibile, sono attraversati da Moana Pozzi con l'arma che l'ha resa un personaggio indelebile ancora oggi nella memoria, il sorriso che è indice di ironia e di intelligenza. Come ci ha confermato anche il nostro Scaglioni, Moana è dunque e resterà una figura unica nel panorama italiano. E fino a qui abbiamo seguito il suo percorso professionale, tralasciando quello privato. C'è da chiedersi come poteva vivere l'amore questa diva tanto atipica. La sua attività di pornostar le permetteva di condurre anche una vita sentimentale? Beh, come vedremo sì, è anche molto ricca. La lista dei suoi amanti è lunga e comprende un numero elevatissimo di celebrità che Moana non solo ha frequentato, ma a un certo punto ha pensato persino di giudicare, dando un voto, sì, proprio un voto, a ciascuno di loro. Per un uomo era difficile resistere al fascino prorompente della sensuale Moana e i moltissimi sono caduti ai suoi piedi. L'attrice ha fatto perdere la testa anche a numerosi VIP, spesso intrattenendo con loro solo brevi flirt, anche se non sono mancate le relazioni più durature. Il lungo elenco degli amanti di Moana include nomi quali Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo, Harvey Keitel, Renato Pozzetto, Enrico Montesano, Francesco Nuti, Massimo Troisi, Nicola Pietrangeli, Beppe Grillo, Bettino Craxi. Fra tante avventure, una storia più seria sembra essere stata quella col comico Andrea Roncato. A sorpresa, nel 1991, la pornostar pubblica anche il suo primo e unico libro, La filosofia di Moana. Strutturato come un dizionario, raccoglie le opinioni dell'attrice su svariati argomenti: l'amore, il denaro, l'erotismo, la gelosia, ma soprattutto i nomi dei suoi amanti famosi, con tanto di recensione sulle loro doti amatorie. A causa di questo particolare piccante, il libro diventa subito un best seller.
Nella personale classifica dell'attrice il voto più alto lo conquista il calciatore Marco Tardelli, al quale attribuisce un bel 8, mentre rifila il più basso, un misero 5, a un altro calciatore, Paolo Roberto Falcao, a suo dire decisamente troppo sbrigativo. Nel suo libro svela anche un raro tentativo di seduzione andato a male. Dice di essersi infilata una notte nel letto di Roberto Benigni insieme a un'amica, ma che il comico toscano ha preferito farle ridere entrambe invece che concedersi. E dopo essersi tolta questi sassolini dalla scarpa, Moana si dedica all'amore vero. In quello stesso anno si sposa a Las Vegas col suo autista, Antonio Di Cesco. 7.5 È 8. Ah, scusate, ma mi sembrava una bella idea. Vabbè, continuo dopo, eh. Torniamo a noi. La vita di Moana. La vita di Moana, sia sullo schermo che fuori, era davvero intensa. E forse per il desiderio di provare quelle stesse emozioni o per vivere parte di quel successo, qualcun altro in famiglia sceglie di percorrere la stessa strada. È la sorella minore che il pubblico del cinema Luci Rosse imparerà a conoscere come Baby Pozzi. Come la sorella maggiore Moana, anche la secondogenita in casa Pozzi ha un nome esotico, Tamiko, che in giapponese significa fior di loto. Nome a cui i genitori affiancano, forse per compensarne l'eccentricità, un più tradizionale Maria. Nata nel 1963 a Genova, Maria Tamiko, all'età di 25 anni, sceglie di seguire le orme della celebre sorella ed entra nella scuderia della stessa agenzia, la diva futura di Riccardo Schicchi, che la lancia sul mercato hard con il nome d'arte di Baby Pozzi. Recita sia da sola che con Moana in diversi film. In coppia realizzano anche diversi servizi fotografici, ma Baby, forse anche per il suo carattere assai meno esuberante, non raggiungerà mai il livello di popolarità della sorella. Per questo, dopo soli 5 anni di attività, nel 1992, dice addio al settore erotico e si ritira a vita privata. Ma non rinuncerà a seguire le orme di Moana in altri campi. Beh, le somigliava veramente, proprio le somiglia veramente proprio tanto, proprio tanto. Però non è soltanto il fisico, ci vuole anche, no? Carattere. Maria Tamiko smette di essere Baby Pozzi, ma non smette di percorrere il solco tracciato dalla sorella, e vedremo in seguito come. Moana intanto continua a sorprendere il pubblico esplorando nuovi ambiti professionali, come in una continua reinvenzione di se stessa. La sua rutilante carriera sta per interrompersi, ahimè, bruscamente, per una malattia implacabile. Dopo la sua scomparsa cominceranno a emergere particolari misteriosi, teorie fantasiose, lotte legate all'eredità e la sorpresa più grande di tutte, un figlio, tenuto fino a quel momento segreto. Insomma, sono davvero molti i misteri che dobbiamo affrontare. Ora ci prendiamo una piccola pausa, ma vi aspetto tra poco per cercare di svelare insieme i lati oscuri del caso Moana Pozzi. Fermi là. Bentornati a Vite da copertina. Oggi ci stiamo occupando di un personaggio unico nel panorama mediatico, una diva del cinema hard che dopo la sua scomparsa ha lasciato dietro di sé una scia di misteri ancora da risolvere. Stiamo indagando sul caso Moana Pozzi. Oggi sappiamo che definire Moana una pornostar è riduttivo. A distanza di anni è certamente considerabile una vera e propria icona del costume e dello spettacolo italiano. Tanto che il suo nome è diventato quasi un marchio di fabbrica. Pensate che, benché non sia mai stato ammesso ufficialmente, pare sia questo il motivo ufficiale per cui un colosso come la Disney abbia cambiato il titolo di uno dei suoi film in Italia. Il lungometraggio d'animazione uscito da noi nel 2016 come Oceania, nel resto del mondo è stato distribuito col titolo di Moana. Perché vi ricordate, il nome Moana significa là dove il mare è più profondo. Titolo scelto bene, ma ormai nessuno pensa più al mare.
Ma per il pubblico italiano, ancora oggi, di Moana ce n'è una sola. Ed è meglio non confondersi. Prima della pausa abbiamo parlato degli amori della diva. Ma torniamo un attimo a occuparci della sua carriera e alle mille imprevedibili diramazioni che lei sceglie di seguire. Mentre prosegue la sua attività di attrice pornografica, Moana Pozzi sembra ansiosa di vivere una vita intensa e di lasciare traccia di sé in ogni campo. Nel 1989 si lancia in ambito musicale pubblicando il singolo Super Macho, che però non ottiene un grande riscontro. Nel 1991, come abbiamo visto, esordisce con successo nel ruolo di scrittrice e poco dopo entra nel campo dell'animazione realizzando con Mario Verger il film a cartoni animati Moana Land. L'anno seguente tenta addirittura la carta della politica, presentandosi alle elezioni con il Partito dell'Amore, fondato insieme alla collega Ilona Staller, che però non raccoglie voti sufficienti per entrare in Parlamento. Nel 1993 l'inarrestabile pornostar arriva a lambire un altro campo importante, quello della moda. Una con la sua fisicità abbondante sembra inadatta al confronto con modelle filiformi, ma lo stilista Karl Lagerfeld, all'epoca firma di Fendi, si entusiasma per lei e sceglie di farla sfilare a Milano per presentare la nuova collezione di costumi da bagno. Moana ha calcato la passerella insieme a 8 ragazze e un ragazzo. Tutti indossavano 2 costumi da bagno sovrapposti e all'improvviso si toglievano quello superiore. Questo gesto provocatorio lasciò esterrefatta Anna Wintour, la giornalista di moda più celebre al mondo, e se ne andò nel bel mezzo dello show. Lagerfeld non si fece intimorire da questa clamorosa defezione e in seguito giustificò così la sua scelta. Le donne si muovono come Moana, mica come le top model. Però non la facevo così moralista, la Anna Wintour, per quanto è di un'acidità e di un'antipatia proverbiali. Ma il mondo della moda no. E Karl Lagerfeld, genio. Il mondo della moda è da sempre, no? Provocatorio, innovativo, tutt'altro che moralista, tutt'altro che tradizionale. E al mondo della moda piace giocare con lo scandalo. Del resto, Karl Lagerfeld è sempre stato uno che conosceva bene, anzi benissimo, l'universo femminile. E in questa frase, le donne si muovono come Moana, mica come le top model, c'è molta verità. Quando lo stilista la fa sfilare, Moana è dunque all'apice del suo successo, ma il destino è crudele e questa sarà una delle ultime apparizioni in pubblico. Nessuno può immaginarlo, ma di lì a poco la vita di questa forza della natura sta per interrompersi. Agli inizi degli anni 90 la popolarità di Moana Pozzi è alle stelle e a confermarne lo status di icona arriva l'imitazione della comica Sabina Guzzanti, che nella trasmissione Avanzi ne interpreta una parodia divenuta celeberrima. Pa-pa-da-da! Vado al barrio un attimo. Vada bene, un mirto, poi torno. Moana. Ok. Ecco. Non c'è bisogno che vai al bar per toccarti, lo puoi fare sotto al tavolino, ce l'hai messo apposta. Intanto, dopo la sfilata di Karl Lagerfeld nel 1993, al vertice della sua carriera, Moana sparisce improvvisamente dalle scene. Il pubblico comincia a chiedersi le ragioni di questa assenza, quando il 17 settembre del 1996 arriva in Italia la notizia sconvolgente. Moana è morta 2 giorni prima in una clinica di Lione per un cancro al fegato. I funerali si svolgono di lì a breve in forma strettamente privata. L'annuncio inatteso della scomparsa e l'assenza di celebrazioni pubbliche fanno nascere immediatamente sospetti e teorie complottistiche. Moana è morta davvero? Dopo la scomparsa improvvisa di Moana, la curiosità si scatena. Da quel momento è un susseguirsi inarrestabile di voci, ipotesi, dubbi, perché nessuno sapeva nulla della sua malattia? Esistono delle prove? A cosa si deve la segretezza e la rapidità del rito funebre? Perché anche di questo non esistono foto? Si sa che ogni volta che un mito scompare, i fan riescono difficilmente ad accettare la realtà. Basti pensare
ai tanti che ancora oggi sostengono che Elvis Presley, sia vivo e nascosto in un'isola delle Hawaii. Ma è altrettanto vero che in questo caso le zone d'ombra sono parecchie. E tuttavia, intanto che il pubblico si arrovella su queste ipotesi complottistiche, tra i familiari di Moana scoppia una vera e propria guerra. È ovvio, no? Quella per la sua eredità. La lettura del testamento di Moana Pozzi avviene nell'ottobre 1994. Sono presenti la madre, il padre, la sorella Maria Tamico e i loro legali, e dall'altra parte l'ex marito Antonio Di Cesco, anche lui con il suo avvocato. Nel ruolo di moderatore c'è Riccardo Schicchi, manager e amico intimo della star. L'eredità comprende beni per circa 2 miliardi in immobili, in più auto, svariati gioielli e i conti in banca. Con una scelta inaspettata e radicale, il testamento depositato dal notaio stabilisce che tutto questo dovrà essere devoluto alle associazioni che si occupano della ricerca contro il cancro. Gli abiti invece saranno venduti in un'asta pubblica il cui ricavato andrà in beneficenza. Si profila subito una battaglia legale. Da un lato i genitori, che intendono rispettare alla lettera i voleri della figlia. Dall'altra l'ex marito, che dichiara di essere in possesso di un secondo testamento, nel quale risulta avente diritto di alcuni beni degli anni di convivenza con Moana. Di Cesco è particolarmente agguerrito, anche perché una sera, tornando nell'appartamento che condivideva con l'attrice, ha trovato le serrature cambiate e non ha più potuto rientrare in casa. Inizia uno scontro terribile a colpi di denunce. Prima il tribunale dà ragione a Di Cesco, che in quanto marito deve rientrare in possesso dei mobili e degli immobili. Poi i genitori di Moana ricorrono contro Di Cesco, sostenendo che non fosse sposato, poiché i certificati all'anagrafe confermano che Moana risulta nubile. Lui contesta ed esibisce il certificato di matrimonio celebrato il 13 ottobre 1991 a Las Vegas. E mentre la battaglia infuria, ecco una svolta imprevista. Maria Tamico, alias Baby Pozzi, un anno dopo la scomparsa di Moana, si fidanza con Di Cesco. Una relazione a cui i genitori sono ovviamente contrari e non farà che aumentare gli scontri. La sorella, quindi, ancora una volta segue il solco tracciato da Moana, fidanzandosi con il suo ex marito. Oltre alla carriera, ne segue anche il percorso sentimentale. Nel frattempo, le voci su una presunta finta morte di Moana si succedono, ma non sono solo teorie di alcuni complottisti. Ci sono anche sostenitori illustri di una tale tesi, primo fra tutti il suo stesso biografo, ma di questo ci racconta meglio la nostra criminologa Flaminia Bolzan. C'è una persona che con coraggio afferma che Moana è ancora viva. Stiamo parlando di Brunetto Fantauzzi, il suo biografo, l'uomo che negli anni ha svolto indagini, studiato le carte, cercato elementi concreti a sostegno della sua verità. Tra gli elementi citati da Fantauzzi partiamo in primis con l'Hôtel de Dieu, l'ospedale di Lione che non avrebbe mai confermato la presenza dell'attrice. Si dice inoltre che il corpo sarebbe stato incenerito, ma nei giorni 16, 17 e 18 settembre l'inceneritore dell'ospedale non era funzionante. Il padre e la sorella di Moana, inoltre, avrebbero accettato l'eredità il 7 settembre del 1994, ovvero una settimana prima della presunta morte. E questo si evince proprio dall'accettazione notarile dell'eredità presentata alla pretura di Roma e sottoscritta presso un notaio di Genova il 7 settembre, quando Moana invece venne dichiarata morta il 15 settembre dello stesso anno, il 1994. Per non parlare poi di altri elementi molto strani, come la denuncia di smarrimento dei documenti delle macchine presentata da Moana 2 mesi dopo la sua scomparsa, oppure l'accensione di un mutuo di 2 miliardi di lire presso l'Istituto Fondiario di Roma 9 mesi dopo la scomparsa di Moana. E se Moana era effettivamente morta, chi andò ad accendere questo mutuo? Chi si presentò nell'ufficio notarile a firmare tutta la documentazione?
Infine, gli strani movimenti economici, firmati sempre a nome di Moana e registrati al Tribunale di Roma, all'ufficio immobiliare, fino al 2004. Le successive incursioni presso l'anagrafe tributaria a suo nome, insomma, tanti elementi che ancora gettano molta ombra sull'intera vicenda. Questi sono gli elementi portati da Brunetto Fantauzzi, ma ovviamente ci sono anche delle voci del tutto contrarie. E proprio in riferimento a queste possiamo citare l'intervista del dottor François Bisseul, rilasciata alla ADN Kronos. Stiamo parlando di un medico che riferisce di aver curato e visto morire la pornostar che si era registrata all'ospedale Hôtel de Dieu di Lione con il nome di Anna Pozzi. Il dottor Bisseul riferisce che per motivazioni legate al segreto professionale non può entrare nel merito di questa vicenda, ma asserisce non solo di aver curato, ma anche di aver visto decedere Moana Pozzi. Nel dicembre del 2005, nel corso della trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto, fu mostrato per la prima volta il certificato di morte dell'ospedale di Lione. La famiglia di Moana ha confermato le circostanze della morte in numerose interviste ed è stata mostrata anche una lapide senza nome presente sulla tomba di famiglia dei Pozzi nel cimitero di Lerma in provincia di Alessandria, Piemonte. Oltre al biografo Fantauzzi c'è qualcun altro che non crede alla data ufficiale di morte di Moana. Qualcuno che la conosceva bene e che l'ha frequentata fino alle sue ultime apparizioni televisive. È un volto che voi conoscete molto bene, voi nostri spettatori, perché è Giovanni Ciacci, che oggi ci offre questo suo punto di vista inedito sulla faccenda. Ciao Rosanna, anch'io non credo assolutamente che Moana sia morta in quella data, perché lavorando nell'ambiente ho sentito tante voci. Tu ti chiederai come lavorando nell'ambiente? Io non ho mai lavorato nel porno. Invece, cara Rosanna, ti devo raccontare un segreto. Io dovevo lavorare nel porno, dovevo fare un sacco di film porno come costumista. E appunto Moana mi aveva notato tra tanti. In quel periodo lavoravo con Valeria Marini, che stava diventando la star grande del bagaglino. Moana mi notò e volle che gli disegnassi un favoloso vestito, un vestito rosso che poi è passato alla storia. Poi ci dovevamo incontrare al momento che lei tornava da Lione. Ci dovevamo incontrare e decidere di fare alcuni lavori insieme a lei. Purtroppo non l'ho più incontrata dopo quella tragica data. Però nel corso degli anni ho sentito dire tante volte, per esempio ad Eva Enger, che era la moglie di Riccardo Schicchi. Riccardo Schicchi è quello che l'ha lanciata, lo sappiamo tutti. E Riccardo Schicchi aveva una mania particolare di conservare tutte le cose. Tant'è vero, tutto l'archivio di Schicchi è in mano della moglie Eva Enger. E proprio Eva mi ha raccontato più volte che sembra ci siano dei biglietti aerei intestati a Moana Pozzi che non tornano con la data della morte. Cioè sono dei biglietti aerei che risalgono a 6 e 8 mesi dopo la morte. Parlando con Eva Enger, lei mi ha detto tante volte di non credere che Moana è scomparsa in quella fatidica data, ma che Moana sia scappata per vari motivi, questo dovete chiedergli a Eva, e si sia rifugiata in un'isola della Polinesia. Poi la morte scomparsa è avvenuta veramente, e quindi Eva sa anche il posto esatto di dove sia sepolto il corpo di Moana. Comunque quella data, secondo le amiche intime di Moana, non è la data della morte. Ah, dimenticavo una cosa. Secondo le colleghe di Moana, Ramba, che era la sua migliore amica, nonché compagna di avventure nei film erotici, anche per lei Moana la data non è giusta. L'unica che conferma la data è la sorella Baby Pozzi. Anche Jessica Rizzo, per esempio, sulla data della morte di Moana, dice di non essere molto sicura. E se non sbaglio, non mi voglio sbagliare, ma chiedetelo direttamente a Jessica, Jessica afferma anche di averla incontrata. Insomma, come diceva il grande Luigi Pirandello in una sua celebre commedia, così è, se vi pare. Esistono versioni discordanti e ognuno ha la propria, ma con la morte di Moana non smettono i colpi di scena. Anzi, uno dei più clamorosi
viene svelato solo dopo più di 10 anni dalla sua scomparsa. Ed è una sorpresa per il suo stesso protagonista, il figlio segreto di Moana, che non sapeva di essere suo figlio. Quando Moana scompare, suo fratello minore Simone ha solo 16 anni. Moana ha sempre avuto un affetto particolare verso di lui. Lo andava a visitare spesso dai genitori e gli portava regali dai suoi viaggi. La verità è che Simone era il figlio di Moana e non il fratello. Fu lui stesso a dichiararlo in un'intervista al programma di Rai 3 Chi l'ha visto, a opera della giornalista Francesca Parravicini. I due in seguito scrissero insieme il libro che svelava ogni particolare della vicenda, intitolato Moana, tutta la verità. Simone è nato a Roma l'11 marzo del 1979 all'ospedale San Giovanni, ma l'identità dei genitori è coperta. In seguito il bambino viene affidato legalmente ai genitori di Moana. Saranno loro a svelargli la verità circa 10 anni dopo la morte della madre, che all'epoca della sua nascita aveva appena 17 anni. Malgrado la scioccante rivelazione, Simone ha continuato a chiamare i nonni mamma e papà e ha dichiarato di non avere alcun interesse a cercare un padre naturale, visto che non si era mai preoccupato né di lui né di Moana. E così ecco emergere un'altra verità che Moana aveva tenuto gelosamente nascosta. Addirittura quella di un figlio che aveva avuto troppo giovane e che in accordo coi genitori ha preferito affidare a loro e farlo crescere come un fratello. Se pensate però che i misteri legati alla porno diva più amata d'Italia siano finiti, siete proprio fuori strada. Ne mancano ancora e alcuni di questi sono notevoli. Vi anticipo il sospetto più clamoroso. Di Moana, beh, incredibile, fosse addirittura una spia. Io vi aspetto qui, fra poco, per concludere la nostra indagine sul caso Moana Pozzi. Più vivo e splendente che mai. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Vita da Copertina. Domani niente più giallo. Torneremo con una altra storia rosa di Rosanna. A domani.